Tutti parlano spesso di Bruce Lee e di quanto fosse incredibile, ovviamente concordo in pieno. Era sicuramente un superumano, ma ricordiamoci che il mondo è grande e ci sono tanti altri personaggi da conoscere. Siamo in un immenso videogioco in cui alcuni esseri umani della razza umana non sembrano per niente umani, come Jackie Chan. In pochi parlano di lui, nonostante quasi tutto il pianeta sappia della sua esistenza. E in pochi parlano del fatto che a soli 7 anni ha cominciato a recitare in una scuola dove veniva picchiato duramente, oppure che in un film ha rischiato pure di morire. Beh, oggi se volete capire come mai sia uno dei migliori attori del mondo e tante altre cose, vi consiglio assolutamente di passare prima dalla mia pagina Telegram di sconti ufficiale, per risparmiare ogni giorno qualcosa e se siete seduti o sdraiati o seduraiati, allora cominciamo. Cantante. Non soltanto film, ma anche canzoni. Infatti, oltre a menare forte nei film, gli piace menare forte pure con le corde vocali, le orecchie delle persone, ma stavolta in senso buono. Aspetta, non so se esiste un senso buono nel menare. Vabbè, comunque, prima di andare avanti sappiate che il suo vero nome è Chang Kong Sang. Sorpresi, vero? È in occidente dalle nostre parti eppure più in là, è un talento quasi sconosciuto nel mondo musicale. Ha cominciato negli anni 80, in quel periodo oltre a recitare, già che c'era faceva lui un paio di brani delle colonne sonore ufficiali dei suoi film. Com'è che si dice due piccioni con una fava? Sono circa 20 finora i suoi album, ed è semplicemente impressionante questa cifra perché ricordiamoci che fa l'attore, lo stuntman e il produttore, e tante altre cose che non sto qua ad elencare. I fan della Disney poi ricorderanno anche la sua versione cinese della famosa canzone Farò di te un uomo, del film d'animazione Mulan. E non continuo oltre perché ha veramente una marea di canzoni nel suo repertorio che farebbero invidia a qualunque cantante medio. Se avesse osato di più con le pubblicità e reso un tantino più commerciale le sue opere, sicuramente a quest'ora lo avremmo visto mille volte in tour per il mondo. Perfezionista. Le sue scene d'azione sono molto belle da vedere, specialmente perché a volte sembrano perfette. Le sue azioni sono fin troppo fluide, questo perché è un perfezionista. Ripete tutti i Chuck, non una, non due, ma anche 40 volte se necessario. In più di un film ha superato le 100 perché magari un qualcosa non era al suo posto o non era soddisfatto delle sue performance. E tutto questo anche se era lui a fare i suoi stunt. Immaginate se c'era qualcun altro. Secondo una leggenda, nel film Dragon Lord uscito nel 1982 avrebbe rigirato una scena 2900 volte. Alcuni dicono sia così, altri invece no. In effetti 2900 sono davvero tante riprese per una sola scena. Ma Jackie Chan ha detto che ne sarebbe capace se fosse necessario e che in Dragon Lord una scena l'ha registrata per ore, ma non ha specificato quale. E tutt'oggi ha questa mania perfezionista nelle vene. Nonostante tutte le botte che si becca, la passione nel suo lavoro è una cosa invidiabile. Infortuni. Questa parte della sua vita la conoscono in tanti, ma ci tenevo a ribadirlo. Jackie Chan esegue i suoi stessi stunt, o almeno prima lo faceva, e anche molto frequentemente. Ora le cose sono un po' diverse, aveva annunciato di volersi ritirare dal mondo dell'azione, evitando di eseguire mosse pericolose sul set. Ma comunque qualcosina continua a fare. Parlando dei vari infortuni, quando era molto attivo, sappiate che quasi tutto il suo corpo è stato distrutto, e ha pure rischiato la morte per una botta disumana alla testa. Nel film Armor of God, Chan e la sua troupe stavano girando in Jugoslavia, una scena in cui doveva saltare da un muro ad un albero. Dopo alcuni tentativi la ripresa era perfetta, ma non per il nostro Jackie. Lui, come detto prima, è un perfezionista e gira le scene anche più di 100 volte pur di farle uscire come si deve. Stavolta avrebbe dovuto evitare, però. È caduto rumorosamente da 12 metri di altezza, non riuscendo quindi a fare il salto, sbattendo la testa su delle rocce ai piedi dell'albero. Questo gli procurò un cranio perforato. Venne operato d'urgenza 8 ore dopo l'arrivo in ospedale. E da allora porta una protesi di plastica che lo ripara, ma sfortunatamente ha perso parzialmente l'udito all'orecchio nel lato della ferita. Oltre a ciò, come già detto prima, ogni minima parte è stata ferita del suo corpo. Una volta ha ripetuto una scena 43 volte, procurandosi lividi, tagli e ferite ovunque perché era una scena in cui doveva farsi picchiare. Guinness World Record.
Oltre ai record per il maggior numero di riprese per un'unica scena, anche se non ufficiale da parte del Guinness, ce ne sono due riconosciuti, molto famosi. Il nostro Jackie di quartiere come prima cosa è diventato l'attore più accreditato nei titoli di coda di un film, cioè Chinese Zodiac. Come regista, attore, coproduttore, co-sceneggiatore, scenografo, coautore delle musiche, vocalist di un brano musicale, stunt coordinator, elettricista, assistente di scena, assistente di produzione e pure catering coordinator. E ora direte se poi... Poi ha vinto il Guinness World Record come attore ad aver eseguito il maggior numero di stunt in un singolo film. Ora mi sembra doveroso fargli 90 minuti di applausi. E pensare che un uomo così ha paura degli aghi. Dice che sono più dolorosi e spaventosi di qualunque scena d'azione pericolosa mai fatta. E pausa piccolo quiz. Qual è il nome dell'attore che ha recitato insieme a Jackie Chan in Rush Hour nel ruolo di James Carter? A. Chris Tucker. B. Martin Lawrence. C. Kendrick Fleets. Risposta forse alla fine del video e andiamo avanti. Hollywood. Come saprete, ha partecipato a moltissimi film americani, gli piace moltissimo il modo di recitare degli americani e si è divertito a girare i film in quelle terre, ma è rimasto anche con molti dubbi e domande irrisolte. Non riesce e non riuscirà mai a capire appieno i film puramente americani, quelli mainstream con i soliti cliché, gangster, macchine, poliziotto cazzuto che deve fermare tutto e tutti trasgredendo la legge stessa, eccetera, eccetera. Secondo lui la parte comica di questi film è incomprensibile. A volte le battute sembrano molto forzate, fatte in serie per essere ripetute allo stesso modo in qualunque pellicola. E un'altra cosa che non capisce è il perché gli spettatori amino così tanto gli inseguimenti in auto. Lui è uno da scendo dall'auto e inseguo a piedi, combattendo come non mai. Le auto sicuramente sono belle nella realtà, ma nei film hanno lo scopo di essere distrutte, quindi non le ha mai apprezzate moltissimo. Infanzia. Non si è mai arreso nella vita per realizzare il suo sogno, cerca sempre di spingere se stesso al livello successivo. Sin da piccolo era fuori dal comune per quanto riguardava anche la forza fisica e la capacità di apprendere le arti marziali. I suoi genitori erano abbastanza poveri prima, suo padre era un cuoco e sua madre una donna delle pulizie. In realtà questi ultimi hanno avuto una storia alle spalle quasi da film. Prima di sposarsi il padre era una spia cinese e sua madre vendeva oppio. L'uomo tra le varie cose, oltre a spiare gli Stati Uniti, si occupava di arrestare i cattivi in paese. Arrestò sua madre che fu rilasciata più avanti. In quel periodo di tempo hanno imparato a conoscersi e si sono sposati. Mollando le vecchie vite e cominciandone una molto umile, crescendo Jackie Chan. Un bel giorno però il padre ricevette una buona offerta per diventare un ambasciatore cinese in Australia e Jackie rimase da solo in Cina in un istituto chiamato Chinese Drama Academy. Fu un periodo sia bello che infernale, veniva insegnata l'arte della recitazione, della musica cinese e ovviamente anche le arti marziali. Si svegliava alle 5 di mattina e spesso e volentieri andava a dormire a mezzanotte. Se sbagliava veniva picchiato, era del tutto legale e permesso e la scuola faceva firmare un foglio dove dichiarava di non assumersi alcuna responsabilità nel caso qualche studente morisse. Comunque tutto ciò, ha detto l'attore in più interviste, lo aveva aiutato a maturare e ovviamente fatto anche arrabbiare un bel po'. C'erano giorni in cui non sopportava per niente i suoi professori, ma a soli 17 anni era diventato un vero portento, superando moltissimi stuntmen adulti e maestri di arti marziali. Figlio. Sembra il patrimonio netto di Jackie Chan sia di circa 400 milioni di dollari quest'anno, rendendolo uno degli attori più ricchi oltre che uno dei più famosi e carismatici. È riconosciuto per la sua gentilezza nei confronti degli altri e per le sue opere di beneficenza. Ma sembra con suo figlio sia un padre severo, molto severo. Addirittura ha dichiarato di non voler lasciare un solo centesimo in eredità a J.C. Chan dopo la morte. Ma questa decisione non è stata presa su due piedi. Nel 2014 era stato accusato di aver consumato e tenuto con sé delle droghe. Penso fosse marijuana, ma non ricordo bene. Comunque ha scontato 6 mesi di prigione. Tutto ciò ha fatto capire a Jackie Chan che era meglio utilizzare il pugno di ferro con lui. Li vuole ancora bene e sta cercando un bel film dove recitare, magari duettare un giorno una canzone in coppia. Ma vuole che riesca da solo a guadagnarsi la fama, i soldi e il rispetto. Troppi aiuti lo vizierebbero e lo riporterebbero sulla cattiva strada. Cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere nei commenti. Operaio. Il nome Jackie l'ha ottenuto da alcuni suoi colleghi operai quando lavorava in un cantiere edile.
Esatto, ha avuto una vita da umile lavoratore dipendente. È successo negli anni 70, a quei tempi era diventato lo stuntman più pagato di Hong Kong, ma i soldi non erano abbastanza nemmeno per vivere tra un po'. Diciamo che gli stipendi non erano così alti là. E quindi emigrò in Australia, dove c'era il padre che gli trovò lavoro in questo cantiere. Fece l'operaio e ottenne il soprannome di Little Jack, abbreviato in Jackie. Rimase lì per circa 3 anni prima di tornare in Cina per riprovare con la carriera d'attore, sperando di poter andare oltre e guadagnare ancora di più. Vi giuro che nemmeno io sapevo avesse faticato così tanto per diventare qualcuno. Davvero impressionante il suo impegno. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.